La presentazione del piano operativo al prossimo tavolo adduce l'intricata vicenda del subcommissario Maurizio Bortoletti, mai entrato nel pieno delle funzioni sull'argomento. La Lega ha chiesto l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, la necessità di mettere mano al servizio dell'emergenza-urgenza che fa acqua un po' da tutte le parti, tanti fronti aperti sui quali però il governatore commissario per la sanità calabrese Roberto Chiuto è convinto di riuscire a imprimere un cambio di marcia. Stiamo riorganizzando il sistema della sanità, non è semplice perché è tutto quanto da organizzare, ma spiega Roberto Chiuto, se non si costruisce e non si ricostruisce l'organizzazione, è difficile conseguire dei risultati. Lo stiamo facendo programmando la sanità, non era mai stato fatto negli anni passati, lo stiamo facendo ricostruendo il dipartimento che è stato azzerato, il grande lavoro organizzativo produrrà finalmente i risultati che i calabresi attendono da anni.